cari amici, fra qualche giorno daremo avvio alla seconda edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, un evento che inizierà l'11 ottobre con la manifestazione Io non rischio, buone pratiche di protezione civile. Come sapete, siamo tutti quanti in una fase di emergenza, l'emergenza coronavirus, e nell'ambito della quale voglio ricordare il sistema di protezione civile ha dato delle risposte importanti al Paese, insieme con tutti quanti gli artefici del sistema, a partire dal nostro personale sanitario, dai nostri infermieri, dai nostri operatori sociosanitari, a tutti quanti gli operatori del sistema di protezione civile. E permettetemi una menzione particolare per i nostri volontari e le nostre volontarie di protezione civile. Questa emergenza che è ancora in atto ci impone di rivedere in un'ottica di maggiore resilienza anche gli eventi della Settimana della Protezione Civile, andando a organizzare, per quanto riguarda la manifestazione di non rischio, anche delle piazze virtuali, quindi avremo una minore presenza fisica nelle piazze ma una maggiore presenza per quanto riguarda le piazze virtuali. La Settimana della Protezione Civile sarà anche un momento di confronto importante con la comunità scientifica, con il nostro volontariato di protezione civile, con il mondo dell'impresa e delle professioni che ci hanno supportato in ogni emergenza. Quest'anno ricorre anche il quarantennale del terremoto in Irpinia, sarà un momento importante per celebrare la memoria storica di quegli eventi, per ricordare le sofferenze di chi ha vissuto quel terremoto e per onorare chi non c'è più, ma sarà anche il momento per confrontarci su come il nostro sistema di protezione civile è nato e su quelli che sono i progressi che abbiamo compiuto nel corso del tempo. Il 13 ottobre sarà poi la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. In quest'anno le Nazioni Unite hanno scelto un tema molto importante che è quello della governance, un tema a noi particolarmente caro, perché una governance chiara e un forte coordinamento degli enti e delle istituzioni coinvolte è il punto di forza del sistema italiano di protezione civile, così come lo pensò Giuseppe Zamberletti. Quindi l'appuntamento è dall'11 al 17 di ottobre con la Settimana della Protezione Civile. Ci potete seguire sul nostro sito web e sui canali social.